fino all'alba, si fa festa sulla spiaggia. Bussa va, scambiamme le bam, scambiamme le bam, scambiamme le bam, e stare bene, non serve fumare né bere. Io non ho mai fatto hip hop nella mia vita, mai cantato rap, mai fatto parte della scena hip hop romana, non che io abbia nulla contro. Quando ho iniziato io, anzi, la scena hip hop, per così dire, romana, era rappresentata solamente da Salti Frontali, AK-47, il movimento Onda Rossa Posse, era legato al movimento universitario degli anni 90, il cosiddetto movimento della Pantera, e quindi erano fortemente presenti temi ideologici e politici, eccetera. E il reggae è sempre stato un po' a parte rispetto a questo mondo, perché in realtà ci conosciamo tutti, io ho buoni rapporti con tutti, devo dire, però non ho mai cantato rap nella mia vita, non è un genere che mi dà le vibrazioni, le vibes, che è appunto un termine tipico che si utilizza nel genere reggae, che invece mi dà la musica che fare, che ascolto io. È proprio un altro modo di approcciarsi al genere. Però devo dire che stimo tantissimo tanti rapper italiani, perché scrivono molto bene. Ovviamente non è una musica commerciale, neanche quella destinata alle radio, salvo in pochissimi casi, e quindi devo dire che anche lì secondo me c'è tanto talento da scoprire e da valorizzare. Veramente i testi spesso sono bellissimi, si trovano delle soluzioni sia metriche che stilistiche che linguistiche che secondo me andrebbero studiate. Mi è capitato, diciamo, come sai, insomma, parlavamo prima, di avere un incidente di percorso, diciamo, che mi ha esposto ad una visibilità mediatica che assolutamente era impensata, impensabile, neanche troppo desiderata, insomma, con Abbronzatissima, che è una canzone nata assolutamente così, per cazzeggio, insieme a tante altre, come anche nel caso di Fino all'Alba, e che poi è stata per caso e finita sul tavolo di alcuni discografici, che io vedo come il male nel mondo della musica, e che quindi è finita per radio, eccetera eccetera. Ovviamente, sai, se ti siedi a un tavolo e ti dicono, soprattutto quando poi, insomma, 10 anni fa, che ero più piccolo, eccetera, e ti dicono no, guarda che hai modo di far sentire la tua musica a milioni di persone, insomma, è una cosa che ti alletta, quindi dice vabbè, vediamo, e crede di poter gestire bene la cosa. In realtà gestire bene la cosa non è semplice. Ora, diciamo, nel mio caso, io dopo pochi mesi mi sono veramente rotto le palle, proprio lo possiamo dire chiaramente, di quel mondo, del mondo del mainstream, perché non è il mio mondo. A me piace, come ti dicevo, il reggae è un genere un po' particolare, in cui se tu canti una canzone la gente reagisce subito in un certo modo, non sta lì che aspetta la canzone e batte le mani, capito? C'è un calore, uno scambio tra l'artista, per così dire, e il pubblico, che manca in molti generi musicali, e per me non aveva senso esibirmi senza che ci fosse quell'aspetto. E così come non sopportavo la presenza che poi si è generata dopo il successo di quella canzone, di discografici, persone che mi millantavano conoscenze musicali e la ricetta del successo soprattutto. Quindi diciamo che ci siamo liberati, facendo un disco volutamente di merda, ci siamo liberati dalla casa discografica, presentandogli un lavoro che sapevamo che non avrebbero mai prodotto, non posso dire, altro che sono passati anni, e per poi far uscire invece qualcosa che era un disco che si chiama Amore Vero, che è molto simile nelle intenzioni a Fino all'Alba. In realtà, diciamo, il vantaggio di venire per esempio dal Salento, come di venire secondo me anche da Roma o dalla Calabria, non so, comunque da altri posti, quello di innanzitutto non avere troppo vicini dei discografici che vengono subito a importunarti appena c'è un piccolo sentore di successo, ma soprattutto quello di avere una base che può diventare negli anni uno zoccolo duro e che comunque ti consente di fare le tue cose con tranquillità, di poter emergere senza dover essere promosso dalle radio con la R maiuscola o dalle televisioni più importanti. E quindi ci sono l'esempio di tanti artisti, non solo reggae, anche di altri generi, che negli anni si formano e ottengono una credibilità, e
senza dover necessariamente avere il supporto delle radio mainstream. Poi ci sono anche invece artisti bravissimi che riescono ad avere questa credibilità e che vengono apprezzati anche dalle radio, e ben venga, perché io sono estremamente felice. Faccio l'esempio, io onestamente, ecco, diciamo, ascolto quasi solo reggae, però insomma non disdegno, che ti posso dire, sono contento se una canzone di Caparezza passa per radio, un video di Caparezza passa per radio, perché secondo me è una persona molto intelligente, così come Dimicio Capossela, così come un Mannarino, così come alcune cose di Fabi Fibra che conosco, dico alcune perché le conosco poco, no? Alcune cose di Club Dogo, insomma, mi fa piacere che ci sia anche nel mainstream una forma di musica alternativa. Sicuramente un problema, soprattutto di alcune zone e soprattutto del nord, magari qui di Milano, visto che siamo proprio qua, come potete vedere, in stazione centrale, è quello che a volte forse manca una scena che ti sostiene, sentendo un'identità propria, forte, no? Faccio il caso, come è il caso dei Sul Sound System, ad esempio, che cantano in dialetto e possono vantare milioni di sostenitori, primo perché sono bravissimi, secondo perché rappresentano proprio un'identità culturale forte. Ecco, magari, ecco, a Milano è difficile avere quel tipo di sostegno, quindi è naturale che anche uno che vuole emergere con la musica, questo sostegno lo debba cercare altrove, insomma. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda, però io consiglio a tutti di fare sempre quello che vi piace fare, perché se lo fate bene, sicuramente ci sarà qualcun altro che lo apprezzerà e piano piano nel tempo vi sosterrà.